Ciao, io sono Bernardo Grillo e grazie di essere di nuovo qui con me in questo nuovo video. E grazie a tutti quelli che mi hanno commentato e che si sono avvicinati al mio canale in questi primi 4 video che ho fatto. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti nuovi al canale. Quindi grazie per il supporto che mi avete dato e che mi state dando, perché lo apprezzo veramente veramente molto. Ho voluto aprire questo canale per aiutare tutti i batteristi a cercare di capire meglio quali sono gli elementi fondamentali che compongono un batterista e sono gli elementi che lo possono far contraddistinguere come batterista e come musicista, quindi in modo da semplificare quella che è la propria pratica di studio e renderla più efficace e andare a lavorare su quegli elementi che davvero influiscono sul proprio drumming, che davvero ci fanno fare un miglioramento, un salto di qualità. Perché un paio di anni fa, quando stavo studiando molto intensamente, stavo cercando di risolvere dei problemi sul mio drumming, come per esempio magari l'andare fuori tempo, magari il correre su certi passaggi, rallentare su altre cose. Insomma, stavo cercando di rendere il mio drumming più solido possibile, più efficace possibile per l'ascoltatore. Quindi se anche voi magari vi siete fatti queste domande, quali sono gli elementi che compongono un batterista, cosa deve fare un batterista per essere chiamato tale, fondamentalmente, per rispondere a queste domande sono messo a guardare quelli che sono i batteristi per me di riferimento, quelli che mi stanno influenzando nel mondo della batteria. E prendiamo per esempio Chris Coleman, che per me è una fonte di ispirazione costante ultimamente. Facciamoci un'immagine mentale di Chris Coleman con tutte le caratteristiche che lo compongono. Adesso facciamo un gioco: andiamo a togliere da queste immagini mentali di Chris Coleman che ci siamo fatti i fill linear che riesce a fare e la sua capacità di suonare i tempi dispari, per esempio. Riguardiamo l'immagine mentale che abbiamo di Chris Coleman e vediamo se ci sono stati cambiamenti, vediamo se questa immagine si è incrinata in qualche modo. Andiamo avanti, rimettiamo a posto i fill linear e i tempi dispari che riesce a suonare e leviamo quella solidità che mette nel groove, leviamo quel suo modo di suonare così massiccio, così presente, e quelle dinamiche che usa sui tamburi, quelle dinamiche che usa sul rullante e sulla cassa. Leviamo queste caratteristiche e facciamoli risuonare quei groove linear, quei tempi dispari. È sempre Chris Coleman quello che state guardando. Voglio fare un altro esempio. Prendiamo un altro batterista che è ancora più influente per me e che grazie al quale io sono qui ora a parlare di batteria. Prendiamo John Bonham. Facciamo un'immagine mentale di John Bonham con tutte le caratteristiche che conosciamo su di lui. E adesso andiamo a togliere, voglio esagerare, togliamo tutto Moby Dick. E magari potreste pensare, vabbè, Moby Dick, cioè il suo assolo è un tassello del puzzle veramente fondamentale, è veramente una cosa che lo caratterizza, che delinea la sua personalità come musicista e come batterista. È vero. Adesso rimettiamo a posto Moby Dick e andiamo a togliere le emozioni che riesce a trasmetterci John Bonham quando suona, le emozioni che riesce a trasmettere nel brano che sta suonando, quella pacca particolare che c'ha sul rullante, leviamo quelle dinamiche che usa sui tom, leviamo quelle dinamiche che usa sui piatti, leviamo questi elementi, facciamoli risuonare ancora a Moby Dick, vediamo se quell'immagine di John Bonham rimane la stessa per noi. Io non credo proprio. Quindi, per avvicinarmi a questi elementi chiave, a quegli elementi che caratterizzano un batterista, mi sono aiutato facendo una lista di quelli che sono i tre elementi, secondo me, fondamentali per lo studio nella batteria, che sono la coordinazione, la tecnica e il timing. E questi tre elementi li farò sempre passare attraverso le dinamiche. Quindi in realtà è lo studio delle dinamiche che ci fa ottenere coordinazione, tecnica e timing. Per fare questo poi si possono usare varie vie. Per esempio la via del paradiddle, cioè applicare il paradiddle in varie forme, oppure usare le 16 combinazioni in sedicesimi, applicare quindi anche quelle in svariate forme, oppure per esempio suonare all'unisono, la cosa che io chiamo waves, suonare degli accenti suonando le mani
continuamente. Quindi se vi interessano questo tipo di argomenti, vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di settimana in settimana, quindi andare a scoprire quali sono gli elementi che possono farci fiorire come musicisti e come batteristi.